Al Donato Curcio di Picerno, i padroni di casa hanno battuto anche il Fasano al termine di un match pirotecnico, conclusosi sul punteggio di 6-5 per la Leonessa. Rossoblù in vantaggio già al settimo con il solito Santaniello che raccoglie un assist di Esposito. Ma i pugliesi non ci stanno, in appena 3 minuti tra l'11esimo e il 14esimo, prima pareggiano con Montaldi che appoggia in rete tutto solo e poi si portano addirittura in vantaggio grazie a Diop. Poco dopo, al 26esimo, gli ospiti si portano sul 3-1 ancora per merito di Montaldi, stavolta di testa. La reazione dei lucani è immediata, ma la rasoiata di Lordi dai 20 metri fa sbattere contro la base del palo. Gli uomini di Giacomarro si rigettano in avanti e al 40esimo accorciano sul rigore trasformato da Esposito. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 3-2 per il Fasano. L'inizio della ripresa è ancora al cardiopalma. Esposito sfiora il pareggio con un tiro cross dalla sinistra e il neoentrato Carde si letteralmente divora il quarto gol circando il pallone da due passi. E nel calcio si sa, chi sbaglia paga. E all'ottavo il capitano impatta con un bellissimo destro a giro da fuori area. Ma questo incontro è davvero incredibile. E 2 minuti dopo l'11 di Laterza si riporta avanti con il tap-in vincente di Montaldi. Ma le emozioni non sono certo finite qui e dopo appena un giro di lancette, Kosovan ristabilisce la parità con un bel sinistro sotto la traversa. Ma i locali vogliono solo vincere. E lo stesso giovane trequartista ucraino, ex Igea Virtus, al 19esimo firma prima il quinto gol, raccogliendo un pallone vagante in aria dopo una conclusione rimpallata nemmeno a dirla di Esposito, e poi pure il sesto fulminando Guarnieri con una gran botta dalla lunetta. Marcatura che vanifica l'inzuccata di Colombetti che fissa il risultato sul 6-5 finale per la capolista. Dunque un indomito Picerno con una prova maiuscola e di grande carattere. Si riconferma in testa nel girone H insieme all'Altamura a punteggio pieno dopo 3 partite. Il Fasano invece subisce la prima battuta d'arresto del suo campionato e rimane fermo a quota 4.